Benissimo, non lo so, buonasera, benvenuti, sono contento di essere qui, fatemi sapere se mi sento. Ottimo, benissimo. Buonasera a tutti, buonasera a tutti coloro che ci stanno seguendo tramite il nostro canale YouTube. Questa sera vogliamo conoscere la figura di padre Ezechiele Ramin, conosciuto anche come padre Lele. La sua figura è una figura certamente molto di spicco, missionario giovanissimo, si reca in Brasile. E nel 1985, 86 viene martirizzato, ucciso ad appena 33 anni, mentre appunto si trovava in una zona vicino al Mato Grosso che tutti conosciamo abbastanza bene. Questa sera è qui con noi presente tramite la tecnologia, fratello Antonio, un missionario comboniano che fin da prima di diventare fratello della fraternità comboniana, è stato missionario in Brasile, prima come volontario a partire dal 1996-97 e poi come appunto fratello comboniano dal 2006 al 2015. Questa sera ascolteremo la sua testimonianza, ascolteremo il suo racconto, lui che è stato in questa terra che ha conosciuto padre Ezechiele. Allora lo accogliamo, lo ringraziamo per la sua testimonianza e diamo a lui la parola. Grazie Don Marco, grazie a tutte e a tutti. Sto facendo un po' un'opera di fede perché davanti a me vedo un cartellone con l'immagine di Lele. So che voi siete lì, siete dall'altra parte attraverso i mezzi del web e queste cose qua. E quindi questa è la maniera che viene data, che ci viene offerta oggi per comunicarci e credo che dobbiamo approfittarne in tutte le maniere. Ho accettato volentieri davvero questa possibilità di condivisione con voi, perché credo che sia davvero importante condividere e raccontare storie positive. Credo aiuti tanto in questo tempo. E poi perché credo che ogni volta che mi viene chiesto di parlare di Lele, di raccontare di Padre Lele, io non riesco a dire di no. Padre Lele ha fatto parte e fa parte del mio cammino missionario. Da quando ho deciso di entrare dai comboniani a Padova, sino ad oggi, la figura di Padre Lele, mi ha accompagnato nel cammino vocazionale, nel discernimento vocazionale e mi ha accompagnato nel mio essere, semplice testimone missionario, con le popolazioni del Maranhão, del nord-est del Brasile, in quei 9 anni e mezzo di Brasile. E mi accompagna ancora oggi, perché credo che anche qui in Italia, perché credo che la figura di Padre Lele ha tanto da dirci, ha tanto da
per essere esplorata e per aiutarci a capire che cosa vuol dire essere testimoni e missionari del Regno. Don Marco diceva che io sono arrivato in Brasile nel 96, è vero, ho visto che è andato a cercare tutte le mie notizie su internet e su Google e queste cose qua. In quei tempi io facevo il volontario, non avevo e non ho conosciuto in quei tempi la figura di Padre Lele, ho conosciuto la figura di altri comboniani, secondo me super interessanti e super belli da vedere. Io non sapevo neanche che fossero comboniani, penso a Padre Ettore Frisotti a Salvador de Bahia e ho la sua immagine ben chiara davanti a me, come se fosse adesso il momento in cui ci accoglie nella chiesa di Santa Rosa dos Pretos del Pelourinho. E poi dopo la figura di Lele è entrata piano piano durante la formazione, ecco, ed è continuata. Io non mi sono mai incontrato con Padre Lele, non ho mai percorso le sue strade. Diciamo che io mi sono alimentato della figura, della forza, della spiritualità di Padre Lele. Allora, quando parlavamo con Don Marco i giorni scorsi, preparando un momento questa piccola condivisione, avevamo pensato di iniziare facendovi vedere un piccolo video. Non vi preoccupate, non è un video lunghissimo, sono semplicemente 18 minuti. E sono 18 minuti in cui si racconta che cosa ha fatto Padre Lele in Brasile in un anno e mezzo di vita là, che cosa ha significato per quella gente e perché è stato ucciso. Chi ce lo racconta è la gente del posto, è la gente che l'ha conosciuto, è la gente che ha camminato con lui, è la gente che ha lottato con lui, sono stati i suoi vescovi, sono stati i suoi compagni di comunità. Il video è in portoghese, ma non vi preoccupate, ci sono i sottotitoli in italiano. E vi ripeto, non è lunghissimo. Allora, se il tecnico della strumentazione riesce a far partire il video e se mi dite se anch'io posso vederlo, vi ringrazio. Oppure fatemi un segno dicendomi che è finito, poi ditemi quando ricomincia. Ecco. Padre Ezequiel Ramin ingressou na Diocese de Chiparaná nos primórdios da sua história. O que eu encontrei lá foram diversas realidades. Uma primeira realidade era a multidão de imigrantes que chegavam de todo o Brasil. Na década de 70 e 80, o governo incentivou a vinda do povo para cá, que aqui seria o Eldorado brasileiro. E aí muita gente iludido com essa propaganda, com essa promessa do governo que ia chegar aqui, ia ficar rico, deixou as suas casas, vendeu o que tinha em todas as regiões do Brasil e partiu para cá. Quando a gente decide vir para Rondônia, nós éramos cinco irmãos, São Paulo, né? Meu pai desempregado, minha mãe desempregada. Vamos para Rondônia. Já tinha um tio meu aqui, né? E meu pai falou: ó, o único lugar de criar essa molecada é no sítio, né? Pegar uma terra. E ele veio enfrentando a malária, enfrentando muita dificuldade, tá? Então, assim, nós sempre teve essa aproximação com a terra. Só que chegando aqui, a realidade era muito diferente. Não tinha apoio do governo nenhum. O povo tinha que se virar como podia, grilando, enfrentando cobras, onça, jagunço. Famílias numerosas
E era muito sofrido, porque chegava, tinha terra, mas não tinha mais nada. E muitos nem terra tinham. A gente rezava, a gente fazia muito assim, era, não era, não, às vezes nem tão por muita fé, era questão de necessidade que a gente tinha para resistir, porque muito complicado. Encontrei uma diocese assim, pobre de clero, muito pobre, mas muito rica de leigos, bem comprometidos com a igreja e nessa luta pela libertação do povo. A primeira coisa que a gente chegava quando se instalava na localidade era formar um grupo, rezar o terço ou construir uma igrejinha para a gente se reunir aí aos domingos. E aí é que entram os combonianos com essa missão de implantar uma igreja diferente, uma igreja que realmente visse a necessidade de amar aquele povo. O padre Ezequiel, ele chega nesse ano de 84 e ele é designado para a comunidade de Cacoal. Foi muito interessante quando ele chegou em Cacoal, porque era um padre muito jovem, bonito, cheio de expectativa, cheio de vida, cheio de muito ansioso, querendo trabalhar. Primeiro ele queria ser missionário nos mais pobres, nos mais abandonados. Isso era a palavra, eu digo, e onde estão? Porque temos que ser concretos. Ah, a mim me mandam lá e eu vou buscar eles. Ele tinha muita sede, ele tinha muita vontade, mas o momento estava muito perigoso e, de repente, essa juventude aflorada de vontade de trabalhar dele poderia trazer algumas consequências. Então a gente tinha essa preocupação. E eu lembro que eu falava, Ezequiel, tranquilo, paciência. E ele, não, eu rezo. E ele fazia seu esquema de oração e ele seguia ao pé da letra, porque ele é muito intelectual. E foi nessa época que eu conheci o padre Ezequiel. O padre Ezequiel era um padre jovem que veio aqui, muito inteligente. Ele se aprofundava, ele lia e nós dizíamos para ele, vamos devagar porque nós temos ainda muito terreno. Então, se a gente ir devagar, nós vamos conseguir chegar lá. Era corajoso. Ele gostava de ir adiante e empregava todas as suas qualidades para a causa do Evangelho. Ah, lembrança que eu entendi ele que sempre ele vinha, podia celebrar lá em casa, então na hora do almoço a gente chamava o presidente junto também. A gente tem a lembrança dele que aí aqui esse pó de serra, essas madeiras roliças do mato. E tem serrador aqui já. Aquilo é lembrança que não me tira da minha mente. Trazia o violão dele, cantava algumas músicas italianas, depois de celebrar a missa com o povo, né? Gostava de conversar com o povo, era muito popular, muito carismático. Igual tipo padre. Rezava e voltava, estava ótimo para eles. Não abrisse a boca na questão de política ou questão de qualquer coisa, não podia mexer para nada, né? Então era isso, né? Não podia sair fora nada, 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 nada. Antes tinham atirado nele. Ia de cavalo e ele escutou os tiros, mas nunca falou nada. Era uma terra sem lei e que mandava, eles tinham o costume de dizer assim, matavam hoje e deixavam o outro amarrado para amanhã, né? Mas era muito normal esse tipo de coisa, né? O pessoal que participava da celebração da comunidade era, fazia parte da pistolagem. Os homens que iam conquistar a terra e outros que iam para trabalhar para o fazendeiro eram do mesmo lugar. Não era nem jagunço, era trabalhadores também que ganhavam dinheiro a mais para tirar poceiros, né? O povo sempre usado pelo fazendeiro naquela época tão, tão difícil. Dentro do estado do Mato Grosso, na divisa com o estado de Rondônia, a fazenda Catuva era enorme e lá se implantou um grupo de gente sem terra que estava ameaçados de morte. O padre Ezequiel foi a pessoa que, a gente, que chegava aqui com nós nas comunidades e aconselhava todo mundo, sempre defendendo os pequenos, né? Sempre
apoiando o pessoal pequeno, os índios, né? Os índios também, eles falaram, a reserva indígena, a gente tem que preservar. Quem chegava mais área junto com a gente era Padre Ezequiel, né? Chegava mais dentro da Fazenda Catuba, aí ele falava assim, puxa, é muito perigo. Então, aquele tempo também que aonde que nós chegava, tinha muito pituleiro também dentro ali da fazenda, né? Ele tinha o maior prazer ajudar um pobre. Essa é a diferença dele. Ele tinha mais amor para todos. Eu cheguei em casa, era uma meia-noite, numa comunidade celebrando. E aí nós nos encontramos, ele conversou comigo, ele estava buscando no arquivo da diocese uns documentos sobre os conflitos indígenas dessa região aqui do Mato Grosso. E aí ele pediu se eu atendesse ele em confissão. 3 dias antes da morte dele, nós sentamos, toda a equipe sentou, e como eu ficava ali no escritório paroquial e eu estava recebendo todo mundo ali, sentamos e conversamos. Olha, essa semana vamos nos tranquilizar. Foi essa conversa, até porque o Dom Antônio, o bispo, já tinha passado essa informação e essa instrução para que as igrejas, e principalmente Cacoal, que estava vivendo um conflito, que ela se recuasse, ficasse tranquila e esperasse o momento. Dia 23 de julho, foi a última visita de Padre Ezequiel Ramin, que as esposas dos maridos que estavam nas posses na Fazenda Catuba pediu para que eu e Padre Ezequiel Ramin, na época, e elas pediram para que a gente fosse até as posses aconselhar os maridos delas para que evitasse o conflito. Eu fiquei muito contrariado, porque eu não queria que ele fosse. Eu até falei com ele, padre, não vai lá não, lá que a situação lá é muito difícil e é desconhecida. Por favor, não vai não. Não, ele falou, Agostinho, pode ficar tranquilo, que eu vou lá só conhecer o povo, conhecer os posseiros, não vai acontecer nada. Eu não vou incentivar ninguém a fazer nada contra ninguém, matar, atirar, não. Eu só quero proteger o meu povo. Eu não quero que aconteça nada com o meu povo. Cheguei e topei com ele. Eu não sabia que ele estava lá para dentro. E aí ele falou assim, ó, eu estou vindo lá da Catuva, não consegui passar não, por ali não. Agora não rodar para o Paraná. Parou comigo na estrada. Falei, padre, quer um conselho de um amigo? Não vai mexer com isso não, rapaz. Lá é marcação. Falei, não, Jesus morreu para salvar nós, por que eu não posso morrer por eles? E outro que é meu dever. Eu sou da pastoral. A ida dele lá foi porque a vida daquelas pessoas estava sendo ameaçada. E ele não foi lá para brigar ou para discutir a questão, mas para ajudar aqueles poceiros que estavam lá reunidos, para que eles até saíssem do local por causa do perigo. Então, o que o Ezequiel demonstra é um amor muito maior, que vai além da questão agrária, da questão política, da questão de terra, mas é o amor de Deus que ele manifestava pelas pessoas. Então, acho que o Ezequiel é testemunha desse amor de Deus na causa da vida por eles. 10 horas, mais ou menos, foi que ele chegou lá, com o Adílio, que era presidente do sindicato, né? E aí sentamos lá e ficamos conversando bastante, esperando o pessoal que estava para dentro, esperando. E conversando e tal, vindo a posição, filmando a localidade, onde as trincheiras dos pistoleiros, dos jagunços, né, de fazenda. Aí conversamos, até aí teve uma hora que eu falei para ele, ah, tá bom nós deixar esse carro aqui descer. Porque do outro lado estavam os jagunços da fazenda, né? Pertinho daqui, a gente estava vendo o movimento deles lá. Eu falei, não, mas eu vou conversar com esse pessoal. Eu vou conversar com eles. Não tem nada a ver, não. Toda a história diz que Ezequiel tentou sair, né, para puxar a conversa, né, e eles não deram tempo para nada, né? Eles estavam no Gugel, quando subiam esse local, deram de cara com os jagunços. Os jagunços colocaram sua caminhonete ali naquele local e de lá eles dispararam
contra Padre Ezequiel. O Adílio saiu, que estava do outro lado, saiu para o lado direito e se enfiou no mato e conseguiu sair pelo mato e fugir. Enquanto Padre Ezequiel tentou correr para trás, logo já recebeu os tiros e logo mais à frente ele caiu. Naquele momento, eu imaginava que ele tinha apenas sofrido o atentado, mas não tinha sido morto. Poucos minutos, né, acabamos de chegar aqui, poucos minutos, veio a notícia de que ele que tinha morrido. O Adílio já tinha, né, encontrado pessoas, enfim, já tinha comunicado sobre o atentado. E aí, logo em seguida, já nos comunicaram que havia encontrado o corpo e que ele estava morto. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque vos alegrareis. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos ultrajarem, e quando repelirem o vosso nome como infame por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Companheiro, a morte do padre Ezequiel abalou não só o estado de Rondônia, mas sim o mundo inteiro, diante dessa nova república que anda dizendo por aí. O que eu estou dizendo aqui, companheiro, não é mentira, é verdade. Eu sou Tintim, muito zero, como aqui filho meu morre, como aqui irmão meu que morre. Mesma coisa que eu estou sentindo esse dia, que uma pessoa muito amigo meu, de peito mesmo, que morreu daqui do Rondônia. Um rico, mataram ele. Cada isso que os índios muito tristes, triste muito, esse dia. Aquela foto do Ezequiel caído no chão, todo perfurado de balas, aquilo me impactou muito. E aquele sentimento misturado com uma certa indignação, ou com muita indignação, é que me levou a compor o Pai Nosso dos Mártires. Sangue de mártires é semente de novos cristãos. Houve muitas perseguições, não foi só lá, foram em outros lugares. Mas houve também um tempo de florescimento. Florescimento no número, na quantidade, florescimento no engajamento, na multiplicação de pequenas comunidades, nos centros de formação. A memória do padre Ezequiel Ramin, ela continua presente na nossa realidade, principalmente nas organizações do povo, porque ela expressa a coragem dele na luta pela libertação, para alcançar a libertação do povo. A gente conhecia os padres estrangeiros, padre velhinho, e ficamos sabendo que esse padre de 32 anos, tão jovem, foi matado. Isso fez com que eu pensasse mais sobre, olha, é preciso que alguém daqui comece a estudar mesmo. E chegou o ponto de eu ir para o seminário. Eu fui conhecendo também a figura de Ezequiel Ramin. E o seu desejo de se entregar
e de não ter medo assim, de dar até a própria vida para defender a causa dos mais pobres e oprimidos. Essa figura foi, para mim, uma luz muito grande no meu discernimento. O seu olhar pairou por sobre os pobres, os injustiçados, presas do patrão. Povo sem terra e sem lugar na terra, e povos indígenas sem o próprio chão. E foi chamado a semear justiça, esperança e vida, sendo a Deus fiel. E assim chegava em terras brasileiras nosso companheiro Padre Ezequiel. Nós bendizemos ao Senhor da vida, pela vida nova, fruto da missão. Teu sangue amigo se tornou semente que vai produzir para nós libertação. Abbiamo visto questo video, adesso fratello Antonio continua a raccontarci la sua testimonianza su padre Lele. Sì, allora io vi ringrazio di aver avuto la pazienza di assistere a questo video, spero non vi siate stancati. Vi dico la verità, ogni volta, e l'ho visto tante volte, ogni volta che vedo questo video, quando arriva il momento del racconto dell'assassinato di padre Lele, sì, mi rimane come un nodo in gola, no? Come quella fatica di accettare questa morte, e questa morte in questo modo. Io vorrei semplicemente dirvi alcune cose che mi chiamano l'attenzione e mi aiutano a camminare a partire dalla figura di padre Lele. Padre Lele, io in questi tempi l'ho conosciuto abbastanza, nel senso che attraverso testimonianze dei familiari, poi durante il sinodo dell'Amazzonia, ecco, la sua vita è ritornata molto, l'ho ascoltata molte volte, ho sentito molte volte parlare di lui dai suoi fratelli che ancora sono vivi, da Antonio e dagli altri fratelli, no? E c'è una cosa che mi colpisce, ed è la fede di padre Lele. Padre Lele era un ragazzo del suo tempo, degli anni 70, 80, ed era un ragazzo che si questionava, si lasciava porre in questione sulle domande grandi di quel tempo: perché la fame, perché la disuguaglianza, perché le ingiustizie, e capiva che questo non era il mondo che lui voleva, non era il mondo che lui pensava. E da lì allora l'incontro con il gruppo Manitese e quindi l'impegno anche per la realizzazione di un mondo migliore. Ma tutto questo impegno, questo rispondere a queste domande, questo sporcarsi le mani di padre Lele, diventava anche qualcosa che poi si tramandava, si metteva nella preghiera, no? E allora è stata interessante una delle cose che mi diceva, che ci diceva Antonio, no? Quando Ezechiele terminò
i suoi studi al Barbarigoli di Padova, al liceo Barbarigo, doveva scegliere l'università. E allora caricò tutti sulla macchina e disse: mamma, papà, fratelli, andiamo, vi porto, ho scelto l'università, vi porto alla mia università. E li porto tutti dei Comboniani di Padova, in via San Giovanni di Verdara. Li fece scendere dalla macchina e gli disse: mamma, papà, fratelli, questa è la mia università. Io ho deciso di farmi sacerdote, eccetera, eccetera. Ed era interessante, diceva Antonio, perché la mamma di padre Lele voleva che i figli pregassero ancora di più per Lele, no? E Antonio diceva: poi, ma è stato lui a scegliere di farsi prete, perché io devo pregare per lui? E la mamma che diceva: zitto e prega, e in questo momento prega, no? E allora quella fede davvero fatta anche di piccoli gesti, quella fede concreta, delle famiglie concrete, padre Lele e tutta la famiglia sono sempre stati legati alla loro terra, a Padova, alla loro realtà. Questa è un po' la prima cosa, no? E credo che questa fede padre Lele l'abbia portata avanti quando è arrivato negli Stati Uniti a studiare e quando, per esempio, era nelle nostre comunità della Puglia e c'è stato il terremoto dell'Irpinia. E allora lì ha lasciato le comunità ed è andato ad aiutare la gente terremotata, è rimasto là con loro, ha organizzato campi di lavoro, ha aiutato nella ricostruzione delle parrocchie, delle case, eccetera, eccetera, stando con la gente e in mezzo alla gente. Queste due caratteristiche dello stare con la gente, in mezzo alla gente, e dell'essere concreto, le avete poi incontrate anche voi adesso nella testimonianza di chi ha vissuto con lui, dei suoi vescovi, Don Antonio Possamai, delle persone che facevano parte con lui, delle comunità che lo aspettavano nelle comunità, che lo volevano e che hanno vissuto con lui nelle comunità, delle persone che con lui hanno portato avanti la difesa degli indios Sururi, degli indios di quella zona del Brasile, no? Ecco, padre Lele è sempre stato così, sempre molto concreto, sempre molto attento, sempre al fianco di chi faceva fatica a camminare, perché vittima dell'ingiustizia. E allora ci sono due caratteristiche che io vorrei così come evidenziare nella figura di padre Lele. Due caratteristiche che secondo me sono fondamentali nella vita e nella dimensione di un missionario, ma anche due caratteristiche che devono essere fondamentali, secondo me, nella vita e nella dimensione di ogni essere umano, di ogni cristiano. Perché come diceva e come dice Papa Francesco, ognuno di noi è una missione su questa terra. E allora queste due caratteristiche sono queste qua. La prima è la paressia, quello che forse noi oggi chiameremmo il dire pane al pane, vino al vino, quella capacità di parlare chiaro, di non fare tanti discorsi per abbindolare sulle cose, ma di andare nel concreto delle cose, di andare a cercare davvero là dove è il problema e di insieme snocciolare il problema. Forse questo, senza il forse, questo a padre Lele è costata la vita. Padre Lele non ha mai avuto paura di denunciare, non ha mai avuto paura di dire che il problema di quel tempo in Brasile, come oggi, è il problema del latifondio, è il problema della terra incolta, è il problema delle grandi proprietà di terra nelle mani di pochi fazenderos o oggi nelle mani delle grandi multinazionali che lasciano la gente, i poveri, gli indios, senza terra, senza lavoro, senza casa, senza tetto, con fame. Padre Lele non ha mai avuto problema di denunciare questo. Ci sono alcune, hanno fatto un film
sulla vita di Padre Lele, che si chiama La Casa Bruciata. Un film di quelli vecchi, non è una cosa nuova. E c'è una scena in cui lui denuncia un Venerdì Santo con una via cruci nelle vie del paese, denuncia proprio questa situazione che lascia i poveri sempre più poveri perché gli portano via la terra. E allora lui parte con la sua croce a piedi scalzi e va per le vie del paese. A un certo punto arriva nel centro del paese e i grandi proprietari terrieri, quelli che gli stanno dando contro, mettono delle bottiglie di birra per terra, poi gli sparano, rompono praticamente le bottiglie di birra in mille cocci. E la gente si ritrae, si tira indietro, la gente che seguiva Padre Lele, no? E Padre Lele, no, imperterrito, se ne va con quella croce, calpestando quei cocci, calpestando quella terra è piena di cocci, quindi tagliandosi tutte le piante dei piedi, no? Padre Lele non ha paura a denunciare questo. E questa gli viene questa paressia, questa non paura, secondo me gli viene dalla forza della fede, di una fede veramente grande, di una fede di chi sa che quello che sta facendo è il giusto, perché mettersi dalla parte del povero, di chi viene dimenticato, e mettersi dalla parte di Dio. Dio sta lì e Dio ti chiede di stare lì. E allora, anche se questo ti può costare la vita, e lo avete visto anche voi, quante persone gli hanno detto, e questa è un'altra caratteristica, credo, di Padre Lele. Padre Lele era un uomo estremamente non violento. Padre Lele sapeva che andando alla fazenda Catuva avrebbe avuto probabilmente problemi, ma Padre Lele credeva nella forza della non violenza e nella forza del dialogo. Non era stupido Padre Lele, no, non era ingenuo. Lui credeva fermamente nella forza del dialogo e della non violenza. La sua presenza alla fazenda Catuva in quel tempo era davvero per cercare di sanare, di rendere più pacifica una situazione che, se andava avanti, avrebbe portato ancora più scontri e ancora più morte. A chi gli diceva Padre Lele non andare, Padre Lele è pericoloso, Lele rispondeva: no, io devo andare, la mia gente è là, se non vado si rischia un'ecatombe. E allora questa davvero forza di essere un uomo che parla chiaro, ma nello stesso tempo un uomo di dialogo, un uomo di non violenza, un uomo di pace. Questa è un po' la prima caratteristica che a me chiama sempre l'attenzione di Padre Lele. La seconda è che Padre Lele è un uomo che vive la compassione, che sa ascoltare, che sa mettersi allo stesso livello degli altri, sedersi, ascoltare, camminare con, fare passi con, soprattutto con i più poveri. È questa vicinanza, questo essere segno della tenerezza di Dio, no? Della ternura di Deus. E Padre Lele lo è stato questo, lo è stato per i popoli originari dell'Amazzonia, lo è stato per gli Indios Sururi, lo è stato per gli Indios, per i Campesinos, lo è stato per la gente che viveva nelle periferie delle città. Un esempio bellissimo di questo amore, di questa tenerezza di Padre Lele, per questa gente lo abbiamo avuto
l'anno scorso al Sinodo, quando abbiamo celebrato la figura di Padre Lele. Avevamo scelto una chiesa vicino al Vaticano, abbastanza bella per celebrare, e quando ci siamo incontrati la sera per celebrare la figura di Lele, la gente era tanta, che la chiesa era piccola. Però niente, ci siamo ristretti dentro tutti, c'erano tanti indios, c'erano tante popolazioni riberigne, tante popolazioni della terra, i campesinos, la MST e la CPT, e tutti insieme a ricordare la figura di Padre Lele. C'era tutta la famiglia. E credo una cosa molto, davvero molto bella, è stata l'omaggio che le popolazioni indigene hanno fatto in quel momento alla famiglia di Padre Lele. Sono momenti che ti dicono davvero quanto ancora oggi la figura di Lele sia una figura presente nella storia del popolo semplice, del popolo contadino, degli indios, della gente che lotta ogni giorno per portarsi a casa il pane. In Lele vedono questo compagno, questa figura di riferimento, questa persona che ha saputo camminare con loro. E allora l'ultima cosa che vorrei dirvi. Padre Lele, quando è partito per la missione, ha scoperto due cose. La prima cosa che ha scoperto è che, forse probabilmente lui già lo sapeva, lo abbiamo scoperto noi, che era un ottimo disegnatore. Faceva dei disegni molto belli. E se vi capiterà, quando questa cosa del Covid ci lascerà liberi, fate un salto a Padova e visitate i Comboniani. C'è una saletta dove ci sono alcuni scritti, alcune lettere di Padre Lele, c'è il suo calice, c'è la sua patena, eccetera, eccetera, ma ci sono anche dei suoi disegni. E sono veramente belli, 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 fatti a mano, fatti con la penna, però fatti davvero si capisce dal disegno che è una persona che amava quella terra, che amava quella gente. E quindi abbiamo scoperto che Lele era un grande disegnatore, Lele era un grande scrittore, un grande poeta. E credo che in questi giorni che stavo un po' pensando alla sua figura, no? Mi chiedevo che cosa c'era dietro tutto questo Lele, che cosa muoveva, che cosa muove la figura di Lele e che cosa muove oggi tanti giovani che si incontrano con la figura di Lele e a partire dalla figura di Lele si mettono in marcia. Io non lo so come lo volete chiamare voi, però c'è una dimensione che mi sembra caratteristica della figura di Lele, della figura di Lele e della Chiesa di oggi, della Chiesa di Francesco, ed è la dimensione del sogno. Lele sapeva sognare, Lele aveva un sogno, e per questo sogno lui ha dato la sua vita. Il sogno di Lele si chiama Regno di Dio, un regno di fraternità, di giustizia, dove ci sia vita in abbondanza per tutti e per tutte. Questa è la forza che muove Lele, la forza del Regno di Dio, la forza del sogno di Dio. E è interessante vedere come, per esempio, oggi Papa Francesco utilizza questa dimensione del sogno, no? Se voi prendete il documento post-sinodale che ride Amazzonia, lui parla di quattro sogni
per la Chiesa in Amazzonia, ma di conseguenza per la Chiesa nel mondo, no? Un sogno ecclesiale, un sogno sociale, un sogno culturale, un sogno ecologico. E sono andato a rileggermi l'ultima enciclica di Papa Francesco, al numero 8. E al numero 8 Papa Francesco dice questo: desidero tanto che in questo tempo che ci è dato da vivere, riconoscendo la dignità di ogni persona umana, possiamo far rinascere tra noi un'aspirazione mondiale alla fraternità. Tra tutti. Ecco un bellissimo segreto per sognare e rendere la nostra vita una bella avventura. Nessuno può affrontare la vita in modo isolato. C'è bisogno di una comunità che ci sostenga, che ci aiuti e nella quale ci aiutiamo a vicenda a guardare avanti. Com'è importante sognare insieme. Da soli si rischia di avere sempre dei miraggi, per cui quello che vedi non c'è. I sogni si costruiscono insieme. Sogniamo come un'unica comunità, come viandanti fatti della stessa carne umana, come figli di questa terra che ospita tutti noi, ciascuno con la ricchezza della sua fede o delle sue convinzioni, ciascuno con la propria voce, tutti i fratelli. E allora questa idea del sogno, Padre Lele l'ha espressa in una lettera, che poi è diventata una preghiera che noi utilizziamo spesso nei nostri incontri con i giovani. Credo, chiedo a Don Marco che ci possa aiutare con l'ultimo pannello. Io vi ringrazio per avermi dato questa opportunità. Spero di non aver sforato i tempi che ci eravamo promessi con il Don Marco. Spero che le mie parole possano aiutarvi a camminare un po', e spero un giorno di poter venire a trovarvi da quelle parti per condividere un pezzettino di camminata insieme. Grazie per la serata. Grazie fratello Antonio, grazie per la tua testimonianza, grazie per le tue parole che certamente sono preziose, di cui vogliamo fare tesoro. E allora vogliamo davvero concludere con questa lettera di Padre Lele che facciamo diventare la nostra preghiera al termine di questa serata di testimonianza. Una cosa vorrei dirvi. È una cosa speciale per coloro che sono sensibili alle cose belle. Abbiate un sogno. Abbiate un bel sogno. Seguite soltanto un sogno, il sogno di tutta la vita. La vita che è un sogno è lieta. Una vita che segue un sogno si rinnova di giorno in giorno. Sia il vostro un sogno che miri a rendere liete non soltanto tutte le persone, ma anche i loro discendenti. È bello sognare di rendere felice tutta l'umanità. Non è impossibile. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Grazie ancora a fratello Antonio, grazie a tutti voi che ci avete seguito attraverso il nostro canale YouTube. Davvero queste parole, questo incontro di testimonianza possa diventare un'occasione di crescita per tutti, possa diventare un'occasione di riflessione, possa diventare soprattutto un'occasione di preghiera. Buonanotte a tutti.
la diretta è terminata. Grazie.